tappa deve essere una meraviglia di cammina, sì. Solo le emozioni, però quello a cui tengo tanto, scusa mi ho scarabocchiato, è te. Io ogni cammino portavo un quaderno, sì. E sono le lettere, in ostello c'è sia in italiano che in spagnolo, guarda. Sono le lettere delle persone che incontravo. Sì, in alemanno. Di tutte le loro lingue. La traduzione. C'è la traduzione, ma le foto sono originali. Sì, sì, sì. E poi la cosa a cui tengo tanto, 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 le pagine bianche. Ah, è solo che rellenas tu. Perché chiunque prende il libro, scrive, racconta. Ah. Quindi ogni libro è unico, io entro nel tuo cammino, ma non lo saprò mai. Cioè sì, io e te rimaniamo legate, sì, ma sì, in silenzio, riservata, non lo saprò mai. Questa è la cosa a cui tengo di più. E poi sono tutti i miei cammini, le emozioni, le tappe, vedi? Ci sono lettere in italiano, in alemanno, è la gente che io ho incontrato. Ok. E per questo portami in cammino. Ah. Perché con questo, quando tu scrivi, tu mi porti nel tuo cammino. Sì, sì, sì. Vito? E quindi, compartir. Eh? Compartir. Sì, compartir, brava. Wow. Para mi, para ti, para siempre. Proprio quello. È il senso del cammino, il compartir. E i disegni sono tutti suoi, è lui l'artista. E quindi abbiamo deciso... Però questo sì, altro perdon. Dove il cammino delle stelle incontra il cammino del vento. L'alto del l'alto perdon dopo Pamplona. Dopo Pamplona. Sul francese. Ah, entonces no volvi una foto, perché io non lo hice. Sì, sì. Che non è Finisterra. No, è Scavoturia. È Finisterra. Di una bajada, bajada, e luego... Io ho fatto il cammino de Sfaro, pure quello. Sì, lo seccio. Io non vogliamo parlare di Camarinas. Ah, del faro di Camarinas, sei stata al faro di Camarinas? No. Manco tu sei stata al faro di Camarinas? No. Però stuve in Cavo c'è la Fara ancora, la vecchietta di 96 anni nel faro di Camarinas. Il faro di Camarinas è stato costruito sulla roccia, in alto sulle rocce. Ok. E qua c'è il faro di Camarinas, qua c'è ancora il faro antico, quello che accendevano col fuoco. L'oceano del portoghese. No, questo non l'ho visto. L'oceano del portoghese, la Spagna, Portogallo. Queste sono le varie strade, le mesetas, i boschi di eucalipto, Santiago de Compostela, Muscia, perché Muscia è in casa, la Concia. Vedi? Allora io gli ho chiesto, voglio i miei quattro spettacolo. Anni di cammino tutti nella mia testa, ed è venuto fuori questo. È vero che quando tu stai ahí, ves che hai un cammino, però non sai dove è. Sì. Wow. Era bello negli ostelli rallegrarmi, trasmettere la gioia, il colore. Per cui ho fatto una mostra itinerante, rimane. Dovunque. Cioè, capito quanto mi vuole bene? L'albero da solo. Ti ha toccato bene. Bella vita, lo faglielo vedere. Io vedo l'arbol della vita. È la mia interpretazione del mattino. Ah, è l'alba? Mattino, sì. L'alba? Sì. Grazie. Artista, scrivere corretto. Muoio. Grazie mille. Ecco, io notavo la plata, però qua io l'ho trovato. Ho trovato questo tipo di paesaggio. Non come la Toscana. Non come la Toscana, però in alcune zone io l'ho trovato. Ah, è chiaro. È l'interiore è come il Covid è l'unico che potevo uscire. Quindi la solitudine con i fiori che... Sì, tenendo in casa comunque cioè, c'è un po', invece in questo tu sei libero di volare, di stare fuori alla conformità. Sì. Io dicevo niente, tranne il caffè la mattina, e lui ha creato questo. Wow! Tiene una... Algo de la época del